Oh, finalmente eccoci qua sul video della mia squadra ideale di Inazuma Eleven. Metto subito le mani avanti e dico: avrei voluto inserire altri giocatori, oltre quelli che andrò a menzionare nel video, ma alcuni di essi non avevano più di una tecnica, il che mi rendeva impossibile inserirli in qualche maniera. Avrei potuto inventarmele di sana pianta, ma in realtà no. No, perché le regole che ho utilizzato per questa squadra sono le seguenti: no spiriti guerrieri, no totem, no miximax, solo 4 tecniche per giocatore, abilità comprese, e solo tecniche che già conoscono, potendo attingere da qualsiasi capitolo della serie, quindi da qualsiasi gioco, anche dagli arcade che si trovano solo in Giappone. Il giocatore si può scegliere da qualunque saga e da qualunque squadra, senza eccezioni. Limite giocatori 18. Queste sono le regole che ho applicato. Direi che possiamo cominciare. Let's go! Piccolo disclaimer che mi sono dimenticato di specificare inizio video: le tecniche che andrò a menzionare dei giocatori le farò vedere anche a schermo, prese sia da anime sia dai vari videogiochi, e quelle che non mostrerò è perché non sono proprio state fatte vedere nonostante il giocatore le conosca. Quindi io faccio del mio meglio, però i mezzi mancano. Si parte con i due portieri. Non potevo non mettere l'immancabile, l'onnipresente Mark Evans. Le sue tecniche sono mano diamante, triplo guardiano, super respinta Inazuma, elemento più. Abbiamo poi uno dei miei portieri preferiti di sempre, Ringo Saturn. Le sue tecniche sono mani esperte, grande stella, e poi ha due abilità, forza interiore e respinta lunga. Passiamo ora alla difesa. Troviamo Jack Wallside con le tecniche diga di roccia, montagna di roccia, effetto talpa e super tecnica che non guasta mai. C'è anche Billy Miller, tuono del vulcano, ferocia floreale, grande fiume e freccia gelida. Abbiamo poi Trevor Cook con taglio roteante, elettro dribbling, ciclone ed elemento più. Hacker Reese, un altro dei miei personaggi preferiti di Inazuma Eleven Ares, pinguino imperatore numero 2, rete difensiva, sottrazione abbagliante e risparmio. E non poteva assolutamente mancare Li Hao. L'ho amato tantissimo in Inazuma Eleven. Le sue tecniche sono proiettile del cielo, grande illusione, trappola turbinante e spada del paladino. Si passa al centrocampo con uno dei migliori personaggi di sempre, Ichihoshi Hikaru. Le sue tecniche sono tornado glaciale, croce di fuoco, cascata stellare, rete difensiva. Il regista, il grande regista Jude Sharp, con grande illusione, pinguino imperatore numero 3, zona micidiale 2 e campo micidiale. E poi l'eterno rivale Caleb Stonewall, anch'esso con campo micidiale, calcio stordente 2, assalto piroclastico e zona micidiale finale. L'attore Kabuki Zack Avalon: io sono invincibile. Colpo Kabuki, occhio del ciclone e recupero. Il dio fatto persona, Byron Love, con colpo supremo, impatto, grande caos, inno di Atena, salto temporale.
E ora un attacco tutto frizzantissimo con Adriano Donati, con tiro super frizzante. Testa calda, colpo critico ed elemento più. E vi sorprenderà, non c'è Axel Blades, ma c'è Alex Zabel, con fiammata tripla, folgore stellare, ultima risorsa e lento e costante. Insomma, tutti quanti tiri lunghi, eh? E poi il miglior giocatore di sempre, Hunter Foster, con grande fuoco, scarica stellare, assalto piroclastico e fantasista. E poi il principe, Heath Moore, con tripla meteora, ultima risorsa Sigma, manovre aeree e seduzione. Per non farci mancare nulla, anche Froy Girikanan, con scintilla innocente, aquila doppia, lento e costante e posizione perfetta. E dulcis in fundo, anche gli italiani non mancano in questa classifica, con Petronio Patti, con torre pendente, ultima risorsa del drago, elemento più e simulazione che sembra un meme, ma lascia fare. E questa è la mia squadra, non quella finale, ma come ho detto, tanti giocatori non li ho potuti mettere, perciò questi sono quelli che al momento mi sono più congeniali. Quando poi uscirà anche Inazuma Eleven Victory Road, allora la squadra verrà rivista, non ci farò un video perché lì giocheremo a rotta di collo. Nel frattempo, questa è la mia squadra. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima, bye bye!